Ehi, Bill! Con tutto quello che è successo, credevo che tra te e me fosse finita. Ah, dai! Non dire cazzate! Qualche novità dalle Mox? Eventi? Idee? Non saprei. Non le vedo molto. Come mai? Sai come sono fatte. A volte mi fanno incazzare. Allora, che si dice ai Clouds? Qualche novità? Niente di interessante. Le cose sono cambiate. Tutti cercano di adattarsi. E anch'io. Non mi pare esattamente tutto ok. Non vuol dire che non lo sia. C'è qualcosa che ti preoccupa? No. Judy. Possiamo non parlare del Clouds, delle Mox, della Rasaka, della Militech e di come il mondo stia andando a puttane, per favore? È solo che per oggi preferirei non pensare a nulla di deprimente. Allora, sei pronta a dirmi che cosa ci facciamo qui? Beh, ultimamente ho lavorato su parecchi Virtu e ho trovato il modo di girare le esperienze di due attori allo stesso tempo. Ho pensato di provarlo con te, se sei d'accordo, naturalmente. Ma come fai a unire insieme due tracce neurali diverse? Beh, all'inizio ho provato a creare un unico profilo sensoriale partendo da due flussi dati. Ma non ha funzionato. Devono essersi sovrapposti. Interferenze, rumore. Sì, l'effetto complessivo ricordava un brutto trip. Però dopo un paio di tentativi sono riuscita a isolare delle sensazioni specifiche. Quindi li carichi su tracce neurali separate. Niente mostri, niente fantasmi. Non male. Cosa devo fare? Amico mio, devi girare un Virtu con me. Tutto qui? Non ti preoccupare, una cosa alla volta. Questo potrebbe essere il mio capolavoro assoluto. Sembra che potremmo farlo dovunque. Perché siamo venuti fin qui? Cos'è questo posto? Il capanno era di una persona che conoscevo. Adesso è vuoto. Ogni tanto mi prendo la libertà di venirci. E quindi dobbiamo girare qui? No, gireremo tutto sott'acqua. Assolutamente no. Pessima idea. Dille di trovare qualcun altro. Che ne dici? Ci stai? Che cosa c'è che non va? Non lo so. Non mi piace l'idea. Tutto qui. È che quando penso al buio, alla profondità, le palme delle mani, che nemmeno ho, iniziano a sudare lo stesso, anche se non possono. Se vuoi, puoi rimanertene a riva. Cazzo, sì che ci sto! Fantastico! Allora, andiamo! L'attrezzatura è nel furgone. D'accordo, infilati la muta, marinaio. Vediamo di metterti lo scroller. L'acqua è tossica, non è un problema. Per questo ci mettiamo la muta. Fai davvero un figurone con quella muta. Non ci provo. L'acqua è tossica, non è un problema. Per questo ci mettiamo la... Non mi hai neanche chiesto se so nuotare. Non hai paura che affonderò come un sacco di patate? 50 e 50. Diciamo che me la rischio per le riprese. Forza, andiamo. Acqua gelida, arrivo. Ok, siamo pronti. Resta dietro di me e non scendere troppo in fretta. Dove siamo diretti esattamente? Circa metà dal punto più profondo. Sarà buio pesto, ma le correnti sono leggere. Sarà sicuro. Vuoi le coordinate precise? Nah, che serve? Resterò vicino a te. Okidoki.
Per te i Virtu non sono soltanto un modo di guadagnare Eddie, vero? Beh, certo. Pensaci. Un dipinto, una canzone. Sono fatti per suscitare emozioni. Sì, di solito è così che funziona un'opera creativa. Esatto, l'arte racchiude e fa scattare le emozioni. Beh, le BD sono emozioni allo stato puro. Nuota fino a qui e guarda dritto verso di me. Ottimo. Bene, il segnale è chiaro. Devi solo aiutarmi con alcuni check di base. Devo calibrare l'equipaggiamento. Per prima cosa, sensori di movimento e scroller. Nuota intorno a me, per favore. Fatto, movimento calibrato. Torna pure qui, Vi. Ora, soundcheck. Canticchia una canzone e tu devi dirmi il titolo. Mi senti? Ma io ti sento bene. Serve una gamma tonale più ampia, i livelli devono essere perfetti. Non so che canzone sia, ma l'ho sentita. Faceva così. Bene, siamo perfettamente sintonizzati. D'accordo, dovrebbe bastare. E adesso? Ora arriva il pezzo forte. Preparati. Prendi questo e tieniti forte. Si scende! Si è detto che c'era una città sommersa. Ti piace? Non saprei. Di sicuro posso dirti che non ho mai visto niente del genere. Si chiamava Laguna Bend. Fino a 15 anni fa qui ci vivevano delle persone. Cos'è successo qui? Perché è stato sommerso? Perché qualcuno ci ha guadagnato. Hai qualche legame con questo posto, giusto? Giusto. Sono cresciuta qui. Non sono più tornata da quando Laguna Bend è stata cancellata dalle mappe. Perché mi mostri tutto questo? Voglio cogliere le reazioni emotive giuste. Sento che sarà perfetto per il mio esperimento. Grande. Diamoci dentro. Ho visto questo momento non so quante volte nella mia testa. Ci ho messo anni a trovare il coraggio per tornare. Perché non sei venuta prima? Buona domanda. Potrei dirti che non avevo tempo. Equipaggiamento, non era il momento giusto. La verità è che l'idea sembrava strana.
Il diner di Flo, il migliore della città. Nonché l'unico. Gli hamburger non erano granché grossi, oleosi. Naturalmente la penso così adesso. Allora erano la cosa migliore che avessi mai mangiato. E la porta accanto, lì ci abitavo io. Insieme ai miei nonni. Fammi solo sapere quando vuoi proseguire. Questa sembra caduta dal tuo ristorante preferito. Vediamo. Per te l'infanzia sapeva di sushi con il riso vero. Te ne riempivi la bocca e facevi finta di essere un gigante. Le riunioni di famiglia erano belle. A volte avevamo persino del vero pesce. Preferivo quello sintetico, però. Quello vero puzzava troppo. Strano posto per una fotografia. L'acqua l'avrà trascinata dalla casa di qualcuno. Distingui qualcosa? No, non molto. Un bastone da hockey. C'era una pista di pattinaggio. Magari. Giocavamo a hockey sui rollerblade. Sbrigati, Alvarez. Stiamo perdendo per colpa tua. Arrivo! Comunque sono spacciati. Allora, uscirai con me? Scusa, devo andare. Mi chiamano. C'è qualcosa. Pare una vecchia macchina fotografica. Una DP350. Un pezzo d'antiquariato. Ti piace? Stai scherzando, è magnifica. Che ne è stato dei tuoi? Mio padre non c'è mai stato. Mia madre è morta che ero piccola. La ricordo a malapena. Ho ancora una sua foto, ma... è come se fosse una sconosciuta. Judy, Judy, senti come puzzi. Sei così povero che non ha nemmeno i genitori. Cos'è stato? Quelle voci. Voci? Io non sento niente a parte te. Com'era vivere con i tuoi nonni? Che tipi erano? Nonno aveva il dono per la tecnica. Mi ha insegnato tutto quello che so. E le storie che raccontava... non mi annoiavano mai. E nonna era... lunatica. Amorevole un secondo, glaciale quello dopo. Dove sono andati i tuoi nonni? A Night City? Sì, per un paio d'anni. Hanno affittato il posto in cui vivo adesso. Ma odiavano la città. Sono andati nell'Oregon. Li vado a trovare ogni tanto. Continuiamo, Judy. Signor sì, capitano. Seguimi. Stiamo cercando qualcosa in particolare? No, non mi dispiace cercare in giro, però. Ho delle sensazioni interessanti. Sembra di essere fuori dal tempo, come in una palla con la neve. Poi possiamo vedere che cosa c'è oltre. Difficile immaginare una cosa più fuori posto in un mondo sommerso. Una bottiglia d'acqua? Bella, Judy. Bella. Ammetto di non capire perché abbiano lasciato qui le auto quando dovevano andarsene. Ehi, ma quanti anni mi dai? Questi vecchi scassoni hanno più di mezzo secolo. Quando ero alta così erano già qui. E non erano in condizioni migliori. Ottimo nascondiglio per giocare a Max Tuck e per i maniaci, però. Vediamo che c'è più avanti. Bene, voglio mostrarti una cosa. Non hai idea di quanto è strano nuotare qui. Dove scorazzavi da piccola? Dove passavi le tue giornate?
Posso quasi immaginarlo. La chiesa non è cambiata. È sempre sembrata vecchia, come se fosse arrivata dallo spazio. Anche le campane erano crepate. Avevano questo suono strano, sbagliato. Buffo, non me lo ricordavo fino a un minuto fa. Adesso le posso quasi sentire. Non so come sia possibile, ma credo di sentirle anch'io. Sul serio? Puoi sentire i miei ricordi? Deve essere un effetto collaterale. Ah, chiusa. Che peccato. Possiamo cercare un altro ingresso? Accomodati. Ti piaceva andare in questa chiesa? Non sono mai andata in chiesa. Non le ho mai dato importanza. Mi ci sono trovata. Non so se mi spiego. Quando abbiamo saputo che Laguna Bend sarebbe stata allagata, la gente ha cominciato a organizzare qui le proteste. Avete ottenuto qualcosa? Guardati attorno. Ho trovato un ingresso. Possiamo entrare da qui senza pericoli. Arrivo. Ehi, ho trovato un passaggio. Dal tetto. Mi sono infilata qui una volta quando non c'era nessuno. Ero davanti all'altare e cercavo di immaginare cosa passasse per la testa del prete mentre guardava la gente. Allora mi chiedevo davvero come potesse leggere i pensieri delle persone, sapere tutto di loro. Poi ho gridato più forte che potevo per sentire come suonava. E non ti hanno cacciata? Sono scappata da sola. L'eco mi ha spaventata e la sono fatta sotto. Credevo di avere una conta per Jenny Chapman. Pensavo di espiare la colpa, e mi è tornato tutto in faccia. Vi, ti prego! Oh, cazzo! Grazie al cielo sei vivo! Cos'è successo? Sei svenuto. Come hai fatto a tirarmi fuori? Non lo so, non ci ho pensato. Ho fatto quello che dovevo. Ehi, attenzione, fa piano. Quindi stai dicendo che mi hai salvato la vita. Grazie. Te l'avevo detto che immergersi nei rifiuti tossici sarebbe stata una cazzata. Ma figuriamoci se mi ascolti. Rifiuti tossici? È il tuo costrutto? Tu l'hai sentito? Beh, sentito è una parola grossa. È come se fosse apparso nella mia mente. Un pensiero né mio né tuo. Per favore, ignora le sue chiacchiere. È una relazione complicata. Cosa vi preoccupo a fare? Non dovresti tornare in città subito. Anch'io sono a pezzi e non ho la minima voglia di guidare. Rimaniamo qui stanotte. Che ne pensi? Va bene. Perché no? Di chi è quel cottage, quindi? Conoscevi il proprietario? Uno dei nostri vicini non voleva andarsene da Laguna Bend. Gli sbirri l'hanno letteralmente trascinato fuori di casa prima che arrivasse l'acqua. Allora si è costruito un'altra casa il più vicino possibile, ma poi si è ammalato. L'acqua era molto più tossica allora. Devi essere congelato. Metto su un caffè.
come lo prendi? Un goccio di latte, grazie. Come lo prendo io? Ho dimenticato di accendere il generatore. Un generatore? E poi? Una jacuzzi? Sa una finlandese? No, ma c'è dell'acqua corrente. Ci penso io. Tu non preoccuparti. E chi si preoccupa? Avresti potuto sintonizzare meglio i trasmettitori di onde emotive. Il segnale che ricevevo sembrava un po' piatto. A proposito di problemi, sapete cosa vede quando mi guardo con questa? Due morti, una bocca. E luce fu! La tua piccola spa apre al pubblico! Certo, lo farò. Merda. Judy! Cos'è stato? Non ho capito che hai detto. C'è qualche problema? No, niente. Stai pensando a Evelyn? Il Klaus è andato a puttane. I bestioni dei Tiger Claws si sono vendicati sui romi. C'è stata una sparatoria. Tom è morto. Roxanne se l'è cavata per un soffio. Il locale è chiuso fino a nuovo avviso. Preferirei non parlarne. Non volevo dirtelo. Non volevo che pensassi che ti accusavo di qualcosa. Perché mai avrei dovuto farlo? Non lo so. Mi dispiace, cambiamo argomento. Credo che mi stenderò un po'. Sono esausta. Questa tipa mi fa incazzare. Segniamocela. Però non la svegliare. Judy ti fa incazzare? Perché a lei importa delle persone? E ti ricorda che sei uno stronzo narcisista? Perché è incoerente. Si rifiuta di uscire dalla porta, salta fuori dalla finestra e poi si stupisce pure se si fa male. Lei ti ricorda Alt, non è vero? Ma no, no, nessuna è come Alt, nessuna sarà mai alla sua altezza. Cazzo, possiamo uscire da qui? Fai silenzio, cazzo. Non voglio lasciarla da sola nel mezzo del nulla. No, non ti si può parlare quando diventi così sentimentale. È uno spreco di tempo. Fatti un pisolino, così almeno non litighiamo. Vuoi sederti un po' con me?
Ecco il tuo caffè, finalmente. Giorno. Sai, ieri pensavo che mi sarei finalmente decisa. In realtà ti avevo chiamato perché volevo dirti addio. La città mi ha masticato e ora mi sputa via. Ma che cazzo, Judy? Te ne vuoi andare? Così? Sai, ho avuto una strana conversazione con una donna. Mi ha detto che devo combattere. E io ho pensato, combattere per cosa? E ora, quando pensavo di aver capito a cosa servissero amicizia, fiducia, mi dici che te ne vai? Non è che non ci sentiremo più. Dammi la mano, Vi. Fatto, congratulazioni. Ti ho dato il pieno accesso al mio appartamento. Ehi, mi stai chiedendo di trasferirmi? Se è quello che vuoi. O fai un salto ogni volta che ne senti il bisogno. Non so proprio cosa dire. Nessuno ha mai fatto una cosa simile per me. Dimostra una grande fiducia. Stammi bene, Vi. Quindi ci siamo. Ma è l'ultima volta che ci vediamo. Fino a poco fa non sembravi così decisa a partire. Non c'è motivo di rimandare. Resterò qui un paio di giorni e poi partirò. È stato bello conoscerti, Vi. Ci vediamo. E fammi un'olochiamata ogni tanto. Ci vediamo, Judy. River. Vi, ehi, mi serve il tuo aiuto. Sembrerebbe. Che è successo? Non parliamone via ora. Dobbiamo vederci. Dimmi dove e quando. Glenn, stanotte. Ti mando i dettagli. Ce la fai? Ci provo. Grazie, Vi. A dopo. Iniziavo a pensare non venissi più. Non avrei dovuto, in effetti. Perché no? Di solito lavoro solo con i fixer. I clienti che li evitano in genere portano problemi. È solo che tengo la mia privacy. Tutti vogliono la propria privacy. Forse, ma non quanto me. Cazzo! Tu sei... Io sono... Lizzie Weezy. Siediti. Parliamo. Ok, allora di che si tratta? Credo tu possa immaginarlo. Sono nei guai. Di che tipo? Bella domanda. È stato un anno difficile. Blocco creativo. Non sono neanche riuscita a scrivere qualcosa di decente. E in più, mi sono innamorata. Non è la cosa peggiore. Lo è per me. Ho qualcosa da dire. E l'amore è una distrazione. Devo concentrarmi sulla mia arte. Quindi, parliamo di un uomo? Di una donna? Queste mani. A volte mi sembra di sfiorare le cose e invece volano scintille. A ogni modo, è un uomo. Si chiama Liam. Liam Norton. Stiamo insieme da qualche mese, ma credo che mi tradisca. Ok. Perché sospetti di lui? È così banale da essere imbarazzante.
Telefonate sussurrate nel bagno, strane ricevute, incontri segreti nel cuore della notte. Ti viene in mente qualche evento specifico? La mia mente... È un argomento delicato. Perché? Non ci conosciamo ancora abbastanza, Vi. Gli hai parlato? Faccia a faccia? Sei adorabile. Prova a immaginare. Non siamo mai soli. Io e lui da soli. Siamo sempre circondati da assistenti, PR, truccatori. Se smetto di sorridergli per un millisecondo, finiremo su tutti i quatifax della città. Capisco. No, non capisci. Non finché non lo vivi. Milioni di occhi puntati su di te, costantemente. Può essere splendido e terrificante. Liam Norton. Nah, non lo conosco. Dimmi di lui. Sulla quarantina, sensibile, uno a cui non è mai mancato niente. È presente il tipo? Ho presente, come vi siete conosciuti? Ah, è il mio manager. Lo so, so quello che sembra. Non doveva succedere. Non è neanche il mio tipo, ma... Ma? Il corpo sarà anche cromato, ma il cuore è lo stesso. Non si comanda. Quindi qual è il mio ruolo? Che cosa vuoi da me? Prove. E poi chiuderò questa storia per sempre. Liam va sempre al Riot. Credo che incontri qualcuno lì. Voglio sapere chi. Mi aiuterai? Non così in fretta. E la grana? La avrai. Lo spero. La domanda è quanta? Dio, come sei terra terra. Non lo so. Soldi a palate. Contento? Mm-hmm. Sai, per noi comuni mortali le cose terrene contano. A volte fanno la differenza tra la vita e la morte. Non farmi la predica. Vuoi il lavoro o no? Conta su di me. Perfetto. Ricorda, voglio i dettagli. Dettagli concreti. Registrazioni o foto, se puoi. Certo, lo terrò a mente. Bene, ora va. Sembri a posto. Entra, ma niente casini. Sto cercando un tizio. Si chiama Liam. Liam Norton. Sai dove posso trovarlo? So che puoi levarti dalle palle, mercenario. Io non parlo. Jefferson? Ascolta, mi serve di nuovo il tuo aiuto per una faccenda privata. Certo, ok. Di che si tratta? No, non violo. Passa di qui e ti spiegherò tutto. Ah, mi spiace. Al momento sono molto impegnato. Magari un'altra volta? Non rimandare troppo, ok? È importante. Ho capito. Ti ricontatto. Ascolta, è importante. Sicuro. Per te. A me non me ne potrebbe fregare di meno.
Ehi, Linda, champagne nella sala VIP, presto. Ok, fammi portare il conto al tavolo 3. Bel pezzo. Ottimo per lavorare. Davvero? Non so, da quando ho iniziato a lavorare qui ho escluso la musica e tutti i rumori ambientali. Altrimenti sarei già sordo. Serata intensa, eh? Già, infatti. Se vuoi venire qui a sfogare il tuo dolore, non è il momento. Sto cercando Liam, Liam Norton. Ah, quello. Cazzo, non lo sopporto quell'idiota. Poche mance. E poi uno stronzo. E la sua donna è anche peggio. La sua donna, eh? Interessante. Ad ogni modo, dov'è? Sai che non posso dirlo. È importante. Immagino. Non mi sembri un tipo da perdersi incazzate, ma non posso. Davvero, mi dispiace. Ok, vediamo cosa abbiamo qui. Champagne? Che bella sorpresa. Consideralo un segno della mia gratitudine. So che non accettate spesso di usare il relic, ma beh, di solito non capita neanche di creare un engramma di una persona vivente. Oh, dai. La Rasaka è molto interessata alla carriera di Lisi. Sarebbe un peccato se dovesse concludersi prematuramente. Una copia di backup mi sembra la soluzione più ragionevole. A proposito, quando fate il backup potreste rimuovere alcuni tratti indesiderabili. Perché Lisi, dopo la sua conversione, non è più lei. Temo sia impossibile. Gli engrammi salvati con Assicura la tua anima non possono essere alterati. Ma quanto sarebbero significative queste modifiche? Abbastanza. A volte non la riconosco nemmeno. Altre invece... Ah, non importa. Brindiamo. Alla nostra collaborazione. Oh cazzo. L'hai sentito anche tu, vero? Il relic. Vogliono fare a lei quello che hanno fatto a me. Non esattamente. Tu sei stato cancellato. Lei verrà solo copiata in un backup. Un backup? Vi, stiamo parlando di una persona, non delle foto delle vacanze. Non gliel'ha neanche chiesto. Sta facendo tutto a sua insaputa. Non ne ha alcun diritto. Nessuno ce l'ha. Specialmente a sua insaputa. Merda.
Come faccio a dirglielo? Non serve. C'è una telecamera lì. E dove ci sono telecamere, ci sono registrazioni. Pronto? Vi? Che c'è? Ho notizie su Liam. E? È come pensavo? No, è peggio, Lizzie. Molto, molto peggio. E cioè? Ascolta, non conosco tutti i dettagli. Ma Liam vuole il tuo engramma. Vuole copiarti. Cosa? Ma perché? Dice che ha paura. Per te. E di te. No, no, non ci credo. Mi hai sentito? Non credo a una parola. Menti. Ho le registrazioni. Ecco, ascolta tu stessa. No, no. No, cazzo! Servo qualcosa? Allora, sei pronto? Rogue arriverà al momento. Un mio amico si è guadagnato un posto sul menù qui. Un toro ciulo con la crocchia. L'ho saputo, mi dispiace. Ricordi il suo drink, la ricetta? Vodka con ghiaccio, succo di lime e zenzero. E un pizzico di amore. Ah, giusto. E il cocktail si chiama? Un Jackie Wells. Bene, allora il primo Jackie Wells lo offro io. Come va? Pronta per la prossima? Oh, va che è un piacere. Serbatoio pieno, messa a punto, carrozzeria lucida. Mai stata più pronta. Parlavo di te, Claire. Non ti visti. Sì, anch'io. Non mi dispiacerebbe un drink. Giornataccia? Come tutte le altre. Quindi cosa prendi? Amico, ascolta, ho un lavoretto per te, una cosa veloce. Ti interessa? Ok, dimmi tutto. Stavo navigando in rete, capisci? E ho trovato una cosa che definirei interessante. Aspetta, fammi indovinare. Pillole per grandi prestazioni? Un mister stato usato d'occasione? Sono una persona seria, V, e mi occupo esclusivamente di questioni serie. Qualcuno vende un libro di incantesimi. Un'edizione antecedente al primo crash della rete. Ora, sai di cosa sto parlando, vero? Tipo, quanto si potrebbe guadagnare con quella roba? E tu vuoi che io lo rubi, giusto? Ah, niente furti. Voglio che lo compri. Ti rimborserò al doppio del prezzo. Vuoi che ritiri i tuoi acquisti? Già che ci siamo, ti porto anche della Nicola? Delle patatine alle alghe?
Pensaci, V. Un vero tesoro e qualcuno è disposto a separarsene. Chi lo farebbe? Chi ha bisogno di soldi, V. E i desperados hanno un lato sgradevole. Sono imprevedibili. Una parola sbagliata e tirano fuori le armi. Per questo dovrai essere tu a incontrare il venditore. Tu sai come si tratta. Ok, facciamolo. Così ti voglio. Ti passo i dettagli del venditore. E che la fortuna sia con te. Esatto. Il prezzo non è negoziabile. Pagamento completo anticipato. Tutto chiaro, d'accordo. Sì? Il libro di incantesimi c'è? Certo. L'ho nascosto in un luogo sicuro. Vuoi le coordinate? Prima voglio vedere i soldi. Oh, il servizio clienti di Hardwire non è più quello di una volta. Eh? Non so di cosa tu stia parlando. Certo che lo sai. Credo di sapere chi sei. Abito economico, impianti da strada. Sembri quasi uscita da una brochure di reclutamento corporativo. Aspetta, è divertente, fammi indovinare. Hai trovato qualcosa in un angolo impolverato del magazzino e cerchi di piazzarlo di nascosto. Che cosa direbbe il tuo direttore? Cioè, non credo che il tuo contratto includa gli affari sotto banco. Che cazzo vuoi? Uno sconto, qualcosa di tangibile. Non farmi chiamare il tuo capo. Vaffanculo, pazzo di merda. Grande, adesso che l'hai detto, passiamo agli affari. Ci siamo o devo fare qualche chiamata? Ti ho inviato le coordinate. Vedremo. XPR. Deve avere tipo 50 anni. Almeno. Ne avevo uno, sai. All'epoca era il migliore.
Dimentichi qualcosa? Io ti ho già visto in giro. Mi spiace, ti confondi con qualcun altro. Aspetta, nelle negoziazioni tra Arasaka e N54, quello scandalo del cyberpsicopatico nel Dipartimento della Difesa. Lavoravi per l'Arasaka? C'eri tu dietro quella fuga di notizie, vero? Pensavo ti avessero fritto, e invece, eccoti qui all'Afterlife. Un altro ex colletto bianco, vedo. L'unica cosa che mi manca di lì è l'aria purificata. Com'è lavorare per Rogue? Non male. Tutto qui? Non male? Se vuoi informazioni su Rogue, chiedigliele di persona. Sono sicuro che sarà lieta di accontentarti. Senti, da Netrunner a Netrunner, hai qualche consiglio da darmi? Non vedo perché no. Se sei amico di Rogue, sei anche amico mio. Posso venderti qualche trucco del mestiere dell'era di Barthmos. Rage Barthmos? Quel Barthmos? Dimmi che non mi stai prendendo per il culo. Prima di sparire dalla circolazione, rilasciò alcuni programmi anti-ice negli angoli più remoti della rete. So che era molto paranoico. Hai idea di cosa gli sia successo? Ma, chi lo sa. Ma sono riuscito a trovare alcune reliquie classiche di Barthmos. Ecco, ti faccio vedere. E tu hai Lady? Allora, hai il libro? Come ti ho detto, Vi, sono una persona seria. La cifra concordata, tutta tua. Aspetta. Il tablet vale molto di più. Lo sappiamo entrambi. Forse, ma io ti ho offerto una cifra e tu hai accettato. I contratti vengono invalidati se si dimostra che una delle due parti era in malafede. D'accordo, come vuoi. Ti sei meritato un extra. È stato un piacere fare affari con te. Ci sentiamo. Vi, un consiglio. Non farmi più simili scherzi, non farlo.